sul divano con La musica si mette comoda, una produzione RBE TV. Con Claudio Petronella, ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Sul Divano con La musica si mette comoda insieme a Io sono Cobalto. Ti ricordi la prima volta che ho visto il cielo spegnersi? Tu lo chiamavi tramonto, io dicevo è morto un altro giorno. Ti ricordi? Scappavamo dalle nostre ombre che ci rincorrevano sull'asfalto verso una luce a cui restare accanto. Siamo sorelle nell'anima. Inizi dove finisco io. Due facce, una sola medaglia. Mano per mano. Guardavamo le stelle cadere ad agosto, splendevano solo un secondo. Mi chiedevi, è questa la fine del mondo? Siamo sorelle nell'anima. Inizi dove finisco io. C'è una sola medaglia. Mano per mano. Per superare i miei limiti, per cadere, rialzarsi e gridare ancora più forte. Ciao Serena, ben arrivata. Ciao Claudio, grazie. Ciao Andrea, Andrea Ferrero con Bice Musica. Ciao. Ciao. Io sono Cobalto, tutto attaccato, anche se in realtà il brano che apre questo album che presentiamo qui sul divano ha il titolo staccato, Io sono Cobalto, che è una vera e propria dichiarazione. Il brano che apre, anche se noi abbiamo iniziato con la canzone che dà il titolo al tuo disco, uscito nella era la primavera 2023, vero?
Il disco? Il disco è uscito il 24 maggio, sì. Quindi una primavera. Non lo dico a caso perché è molto simbolico per me questa cosa. È quasi una stagione della rinascita, forse sì, della coscienza, della consapevolezza. E lo abbiamo anche sentito, credo, almeno l'ho sentito io, e lo condividiamo con chi ci ascolta, chi ci guarda, una nuova consapevolezza che è forse parte dal testo di questa canzone. Sì. C'è un dialogo tra una giovane donna e una donna un po' più consapevole, potrebbe essere questo? Sì, diciamo. Io l'ho visto anche, anche così, sai. Sì, sì, beh, in effetti è così. Più che una giovane donna, io me lo sono immaginato proprio come un dialogo tra la me di oggi e la me bambina. Ok, quindi un dialogo tra due momenti della tua vita. Sì. Sì. Ha colpito tantissimo l'inizio della canzone. Sei davanti allo spettacolo più bello del mondo, il tramonto. Invece no, in quel momento è la fine del giorno, quindi ti girano anche magari in quel momento. Invece sì, è importante questo, il sapersi godere magari il momento, il saper conoscere e essere consapevoli delle proprie inquietudini. Sì. Ho trovato questo e mi ha stupito molto perché è molto intimo questo tuo lavoro, ancora di più rispetto al tuo primo EP, a mio parere. Lo possiamo anche guardare per chi ci sta guardando in questo momento in TV e su YouTube dalla copertina. Tu guardi dritto negli occhi con questo cobalto addosso, anche se in realtà molti di noi sono abituati a vederne il blu, anche se il blu è una trasformazione del cobalto. Sì. Mi piace molto che ci guardi davvero negli occhi per dirci che sei proprio tu in questo momento, certo, che vuoi parlarci. Era esattamente quello che volevo trasmettere con questa copertina e con tutto il disco in realtà. Sì. E da qui nasce l'urgenza di queste canzoni, di questo lavoro, di questo album, che è stato avuto un processo lungo, ma non lungo, eterno, con i giusti tempi. Ho avuto un po' quella sensazione lì. Sì, diciamo che sicuramente è stato un po' più lungo del dovuto, ecco, perché comunque c'è stata di mezzo la pandemia e io ci tenevo a far uscire questo primo lavoro e non buttarlo via, quindi ho voluto aspettare il momento giusto forse? Sì, okay. Sì. Sicuramente sono una persona molto paziente. Beh, anche questa è una dote che non si acquista così. Magari quella bambina di cui parli in Non avere parole nel buio, alla quale parli, sì, dicendo Non avere parole nel buio, forse non sarebbe stata così paziente, o no? Non lo so, forse è più lei che parla a me. Davvero? Sì, okay. Sì, sì. Sono sempre stata una bambina molto riflessiva e mi ricordo delle cose, non lo so, un po' estemporanee, tipo un disegno fatto alla scuola materna con un salice piangente con queste foglie a cuore rovesciato e la maestra mi chiese perché avevo fatto, certo, tutte queste cuori rovesciati al posto delle foglie. Io gli dicevo che era il salice piangente, quindi era triste e quindi il cuore era al contrario. A testa in giù. Avevi asilo? Sì, avevo scuola materna, avevo materna, avuto 4-5 anni. Ok, come dire, buongiorno quindi... mondo, eccomi qua. Ma in realtà, esatto. Insomma, evidentemente avevi una hai una forte dimensione interiore. Sì. Si nota dai testi, arriveremo all'importanza delle parole, come raccontare. Però quello che vorrei condividere con te, Serena, tra i tanti pensieri è questo, cioè come hai tirato fuori una parte molto intima di te, non chiamandoti Serena, ma chiamandoti Io sono Cobalto, che è un po', come dire, il tuo alter ego, quella persona che sta vicino a te, accanto a te. Sì. O sei sempre tu? Sei sempre tu? Beh, diciamo che attraverso Io sono Cobalto io riesco a esprimere delle cose che forse, essendo un progetto anche nato un po' di anni fa, forse all'epoca Serena non sarebbe stata in grado. Da sola. Ecco. Aveva bisogno un attimo della spalletta. E dopodiché Oscar Wilde disse: datemi una maschera e vi dirò la verità. E quindi
probabilmente questo ha funzionato anche per me. Sì. Quindi una maschera, potrebbe essere una maschera per... Più che una maschera, un elmo. Un elmo, una protezione. Sì. Una protezione, una protezione. Sì. Però vedi, a me colpisce questo contrasto, perché è come se tu avessi condiviso una parte del tuo diario personale con queste canzoni. Sì. Tra poco ci arriveremo. E lo fai attraverso una maschera, attraverso... quella, appunto, quell'Oscar Wilde. Io ho letto alcune interviste in cui citi anche il fatto che Oscar Wilde è uno dei tuoi autori preferiti, sono il tuo autore preferito. Sì. E in questo modo, insomma, hai tirato fuori una parte di te con questa sicurezza, diciamo, dell'elmo, mm-hmm. dello scudo, insomma, per proteggerti. Quanto è importante proteggere se stessi in un'epoca in cui tutto deve essere perfetto, tutto deve essere luccicante, glitter? È fondamentale per me. Anche nella musica? Soprattutto, almeno per me la musica è, oltre che essere il mio lavoro, è anche, cioè, è inizialmente, allo stato embrionale, è il modo con cui io esprimo me stessa. È un po' necessaria nella mia vita, ho capito questo. E quindi è un pezzo della mia anima. Bene. E quindi va assolutamente protetta. E va protetta anche con le carezze che dai con la voce. Hai una voce che sa essere davvero molto accogliente e quasi, lo dico davvero con tutto il rispetto, sembra quasi una ninna nana, sembra che ci accompagni dolcemente. E questa è una sensazione che ho avuto, e lo dimostra anche l'ukulele che è con te, quindi molto dolce come suono e come atmosfere che sai evocare. Prima di passare alla prossima canzone, Serena, sì. Un'altra curiosità riguarda il fatto che tu hai condiviso questi pensieri molto intimi e personali con dei compagni di avventura. Abbiamo qui con noi Andrea Ferrero, che ringraziamo ancora. E, l'aver messo a disposizione, aver dato una parte molto importante di te, sappiamo quanto la musica sa essere davvero fondamentale nella tua vita, hai deciso, hai capito di aver bisogno di altre persone, e quindi questo è stato un altro passaggio fondamentale di quella bambina che c'è, sì. che c'è in te. Sì, beh, io sono sempre dell'idea che nessuno si salva da solo. Voilà. e quindi è stato spontaneo cercare di anche impreziosire il mio progetto attraverso l'esperienza e la competenza di altre persone. C'è Andrea, ma c'è anche Francesco Cornaglia alle percussioni, Marco Di Brino al basso, Filippo Cornaglia che ha arrangiato e prodotto tutto il disco. Lui specialmente è stato fondamentale, perché siamo riusciti a lavorare bene insieme e lui ha proprio capito la mia dimensione da subito. Forse da sola non sarei riuscita a rendere questo disco tanto mio come lo sento adesso. Un'altra finestra che si apre sul nostro computer, nella nostra discussione. Quindi per essere totalmente se stessi, quindi per poter esprimere totalmente noi stessi, o perlomeno iniziare a esprimere noi stessi, bisogna mettersi a disposizione degli altri. Sì, quindi, sì, certo. E qui torna appunto il discorso che dicevamo prima. E c'è molto amore, sia per te stessa, per quella bambina che sta dentro di te, per questa carezza che dai con la voce, ma c'è anche un amore dichiarato per quelle persone o quella situazione o quel percorso, quel compagno, quella compagna di vita che restano, perché lì forse sta la vera sfida, vero? Sì, in generale nelle relazioni umane, secondo me, a tutti i livelli, per quanto riguarda appunto un compagno, cioè, in amicizia, nella famiglia. E quindi è da qui che è nata la canzone che tra poco ci suonerete? Da queste sì. sensazioni? Ok. Sì. Un'altra traccia tratta dal disco Non avere paura del buio, lei è Io sono Cobalto, in amore vince chi resta. Come animali senza branco, tu ti avvicini, io mi allontano. Un passo dopo l'altro, ci ritroviamo fianco a fianco.
senza distogliere lo sguardo. Mano nella mano, siamo due respiri dentro un fiato. Io sono Cobalto, dal disco Non avere paura del buio, in amore vince chi resta. La tempesta è necessaria, Serena, ci vuole anche quella, fa parte della vita? Anche in un rapporto d'amicizia, d'amore? Beh sì, per prendere le misure. Quindi è fondamentale, vedi, lo sapevo io, che alla fine ci si mette sempre, c'è sempre un test alla prova. Adesso vediamo un po' se resti o vai via. Sì, è lì che si misura... Probabilmente anche l'interesse, l'importanza che si dà a un rapporto è anche questo. Assolutamente sì. Ok. E quindi, insomma, è lì una vera sfida, è lì che si vede, non tanto quindi nella gioia, è bello, è facile forse condividere questo, chi lo sa. Forse sì, la passione è tutta, ma poi la vera sfida è appunto quello di vincere la tempesta insieme. Sì, eh? Okay. Esatto. Bello, bello. Questa è un'altra delle tracce tratte dal disco Non avere paura del buio. Io sono Cobalto, lo trovate anche su Spotify e su YouTube. È un disco che nasce da un'urgenza, dall'urgenza di raccontarsi, di mettere un punto e ripartire. Io considero, Serena, i dischi come un bookmark, come un segnalibro. Mm-hmm. Un modo che nella tua storia tu ti, insomma, vuoi essere musicista, anche cantautrice, mi piace anche questo. E hai messo un segnalibro in questo tuo momento della vita? Sì. Può essere? Sì. Sì, diciamo che tutto il disco appartiene a un periodo che purtroppo per fortuna si è chiuso. È un periodo a cui ho messo un punto definitivo e ho deciso di girare pagina.
però è stato importante per me. E quindi era giusto dargli una sua dimensione e fermarlo lì in questo tempo. Quindi non nasconderlo, c'è stato, c'è, sì. Ma si va oltre. Sì, sì. Beh, la capacità di guardare avanti è fondamentale, direi, quindi... Sì, e anche forse quella di non... Di non nascondere ragazzi, il buio. Non nascondere e di non averle paura, evidentemente, no? Sì, beh, quella è una cosa che si spera sempre di raggiungere, probabilmente. E, forse il primo modo per non avere paura del buio è proprio smettere di nasconderlo. Soprattutto partire dal proprio, no? Dal proprio buio. Sì. Andrea, parlando della produzione del disco, di come queste canzoni che noi in questo momento stiamo ascoltando nella loro versione essenziale, e questo è un aspetto che io amo molto quando siamo qua sul divano, andare all'essenziale delle canzoni, sia per dare risalto, in questo caso a Serena, e alle parole così potenti che vengono accompagnate dalla musica, sia al lavoro che avete svolto tu e gli altri ragazzi per realizzare questo disco. A me colpisce sempre l'approccio, non della band, io li chiamo complici in musica, perché bisogna andare con molto tatto, bisogna forse conoscere davvero a fondo, anche oltre le parole, anche oltre il dialogo, rispetto appunto in questo caso a Serena. Sto dicendo, oppure siete d'accordo? No, sono pienamente d'accordo. È stato così, quindi vi siete approcciati, tu personalmente, sono gli altri... Non sono qui con noi, però dimmi la tua, come hai approcciato queste canzoni? So che segui Serena fin, insomma, dal primo EP. Sì, oddio. Sì, dal 2017 seguo Serena. Sì. Lo so. Ci siamo trovati lì per suonare. E questo disco, diciamo che Serena aveva già più o meno tutti i pezzi scritti con una struttura che poi è rimasta più o meno invariata in quasi tutti. E poi in realtà ha dato abbastanza carta bianca, in primis a Filippo, che ha dato una sistemata al tutto, mm-hmm. e poi a noi in studio di poter aggiungere un po' di nostro in ogni brano. Quindi avete avuto anche la libertà? Sì, sì, assolutamente. Bello dare questa libertà, no? A un qualcosa di molto intimo e personale. Torniamo al discorso di prima, Serena, però secondo me questo è fondamentale, perché... Ma sì, diciamo che io sono sempre stata abituata, comunque anche prima di iniziare questo progetto solista, a suonare in band. Per cui per me è fondamentale dare spazio a chi suona con me. E non mi andava di ritrovarmi a magari suonare dei brani con delle persone che poi sono... Oltre che essere i musicisti che hanno suonato nel mio disco, sono anche i miei amici, e non mi andava di trattarli da turnisti. Quindi sì, con Filippo abbiamo convenuto che... Quindi anche loro sono Cobalto con te? Sì, tutti. Tutti bello, sono Cobalto. Ogni volta che qualcuno dice io sono Cobalto, lo è un po'. Bello, 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 bello. E lui un po' ed è importante, sai, io sono andato a leggere qualcosa sul cobalto, questo elemento importante, fondamentale, sai, per la trasmissione delle emozioni, dei sentimenti, della trasmissione del sistema nervoso. Mm-hmm. Andato a scoprire questa cosa mi ha davvero affascinato, dentro di noi c'è molto cobalto, anche se noi lo immaginiamo soprattutto blu, so che il blu è uno dei tuoi colori preferiti, sono sì. Il tuo colore preferito. Sì. Il blu evoca una dimensione molto interiore. Non ho studiato questa parte, però siccome è il mio colore preferito anche per me, quindi ti capisco su questa cosa. È il colore dell'intimità, dell'interiorità, che si contrasta con questo cobalto, un argento molto forte, diciamo, che insomma hai scelto di indossare nella sì. Copertina del disco. Bello sì. Questo contrasto. ho scelto cobalto anche un po' per questo, perché... Anche io come personalità ho dei forti contrasti, quindi
mi sembrava il modo, e poi si riconduce anche al, appunto al colore, quindi al fatto che io abbia iniziato la mia carriera artistica dipingendo, certo, in realtà. E già il colore blu, il blu cobalto, sì, i pittori, sì, sì, ci sono, sì, molti pittori e pittrici, mm-mm, si sono ispirati. E quindi mi sembrava proprio che fosse la, una parola chiave che racchiudesse tutto. Sei passata quindi dalla pittura alla, a dipingere le parole e i concetti attraverso, attraverso la canzone. Sì. La canzone evoca un qualcosa di molto personale. Per esempio, quando è suonato prima Non avere paura del buio, io ho immaginato, ho letto i comunicati, eccetera, però volevo dare anche un'impressione mia, una mia sensazione. Ti ho immaginata davvero seduta vicino a questa persona quando parlavi, quando ci hai raccontato e cantato Non avere paura del buio. Mm-hmm. Quando dipingi, dipinge un'immagine, un concetto, l'arte contemporanea ci ha raccontato che basta davvero due puntini, una riga e il genio di Picasso creò un nuovo modo di fare arte. Mm-hmm. Hai creato, tu sei partita quindi dall'arte, dal, dal disegno, dalla, dalla pittura e hai scelto poi la musica per dipingere questi, sì, concetti, vero? Sì. Com'è stato questo passaggio? Anche questo è stato urgente per te? Sì, nel senso che appunto io ho sempre avuto la musica in casa, al di fuori. Quando andavo a scuola, uscivo da scuola e andavo in un centro di aggregazione giovanile dove tanti altri ragazzi si trovavano con strumenti a suonare. Bello. Anche a perdita di tempo. Mm. Dopodiché ho avuto la fortuna, insomma, di iniziare un percorso con una band. E una cosa che a me piaceva molto è andata avanti per un po' di anni, 5 anni, e dopodiché strade diverse, certo, percorsi diversi, quindi ci si è divisi, e lì per lì ho detto vabbè, ma cioè mi sono detta era un hobby, e poi invece ho proprio sentito la stretta allo stomaco. Ti trovavi bene, insomma. Ho sentito la... La stretta allo stomaco, bello. Sì, ho sentito proprio la nostalgia, come quando ti lasci con, okay, il fidanzato, più o meno così. E lì ho capito che non era solo un hobby, che per me era proprio un'esigenza, un modo di esprimere me stessa. Stai abbracciando l'ukulele in, sì, questo momento, il tuo compagno o compagna d'avventura, la ukulele o l'ukulele, il ukulele, lo ukulele. Se volete, okay. Lele l'ukulele. Lele l'ukulele, il nome, c'è, cioè, un nome, ok, sì, perfetto. Sì. Quindi insomma è davvero un complice o una complice per te, molto vicino. Sì. Componi con lei o con lui, insomma sei sempre attaccato alle ukulele o hai un blocco, no, di un block notice in cui scrivi pensieri, parole, ecco, finisco, l'esigenza di scrivere che dicevi prima, la soddisfi scrivendola, mettendola su carta, oppure? Ma diciamo che entrambe le cose, sicuramente la maggior parte delle mie canzoni partono dal testo, anzi direi quasi tutte, e anche quasi tutte sono state composte con l'ukulele, qualcuna ma poche con la chitarra, e così adesso sto iniziando a cercare di accrocchiare qualcosina con le tastiere, non lo so, per cercare magari altri modi di comporre o, okay, altre possibili melodie. Bene. Però principalmente non so, a me l'ukulele piace molto, mi piace proprio la semplicità con cui si può creare un accordo che sembra un sogno. Sai che eccolo qua, ti prego rifallo, è bellissimo. Esatto. Che cos'era questa? Una nota? Un la maggiore, è già complesso qualcosa per me, quindi insomma, ci basta già così, era un la, meraviglioso la, insomma. Un dreamy la. C'è la dimensione del sogno, sì, c'è la dimensione dell'intimo e dell'essenziale. Essenziale che non vuol dire facile. Quella semplicità di cui parlavi prima, di cui parlavamo prima, in realtà è il frutto di un grande lavoro, di cui torneremo a parlare ed ascoltare tra poco sul divano con La musica si mette comoda. Io sono Cobalto.
Bentornate e bentornati in una puntata di Sul Divano con La Musica Si Mette Comoda insieme a... Io sono Cobalto. Immobile nel tempo come una fotografia. Lei è per me una carezza di vento, l'aria che ti cambia se vuoi cambiare aria, cambiare aria. Gli occhi, lasciarsi andare una notte soltanto e chiudere gli occhi, farsi trasportare e non pensarci più. E mi viene voglia di ballare a piedi nudi per le vie del centro, fare festa in mezzo alla gente. Cicale che si mangia il cielo e ti fa guardare per aria, guardare per aria, guardare per aria. Sul tetto del mondo cerco le mie parole, nel tuo respiro profondo. Farsi trasportare e non pensarci più. E mi viene voglia di ballare a piedi nudi per le vie del centro, fare festa in mezzo alla gente o nella mia mente. E mi viene voglia di ballare, sentire il mondo tutto intorno girare e ridere di me. Io sono Cobalto. Bologna, siamo stati a Bologna, una delle tracce del disco Non avere paura del buio, che abbiamo il piacere di presentare, andare a scoprire nel suo backstage, nel suo dietro le quinte, insieme alla voce meravigliosa di Serena Manueddu. Io sono Cobalto, insieme alla complicità in musica di Andrea Ferrero. Bologna, Bologna, Bologna è uno stato mentale, ma anche qualcosa di molto vivo, e la positività, la leggerezza. Sì, io sono stata per la prima volta a Bologna in un momento in cui avevo tanto bisogno di leggerezza. E, piccolo aneddoto, io nel 2018, sì, nel 2018 vivevo con il mio compagno in un bilocale. Molto buio. Non avere paura del buio. Esatto. In realtà, non avere paura del buio, ma forse neanche non viverci. Okay, vabbè, lascia stare. Lascia stare. Prendi un treno e vai via. Dove ti porta il cuore. A me ha portato a Bologna. A Bologna. Uh-huh.
e ho trovato veramente una ventata di freschezza, di suoni, di odori, di colori. Per me è stato veramente come se mi fossi fatta un anno di apnea e improvvisamente fossi ritornata a galla. Oh, che bello. E quindi in realtà in quei 3 giorni avevo la mia chitarra dietro, non avevo le ukulele, avevo no. la chitarra. Ah, sì, sì, avevo la chitarra e ho scritto Bologna proprio sul terrazzino di questo stabile in cui si vedevano tutti i tetti delle case, da un panorama fantastico. Con quel colore di Bologna, no? Con quel colore, quel rosso. Sì, esatto, questo colore caldo che proprio ti abbraccia. E... 3 giorni, pensa, sono stati 3 giorni, vedi che alla fine il tempo è relativo, no? Sì. Come quello delle farfalle, però in realtà voliamo, siamo leggeri. Sì. Sensazioni che hai condiviso con questa canzone. Questa canzone, anche questo è un altro segnalibro nel tuo diario personale che hai messo, talmente importante che l'hai messo in questo libro, in questo album, Non avere paura del buio. Una canzone molto radiofonica, mm-hmm. sia nella versione intima che avete suonato tu e Andrea qui con noi sul divano, ma anche nel disco. Noi stiamo andando davvero indietro le quinte, all'essenza di questa canzone, e c'è veramente quella presa bene, ed è sì. come si dice a Torino, non so se a Bologna si dice così, però sicuramente qua si dice non così. So. Non lo so, però non sicuramente so. C'è, ecco. Mm-hmm. Quindi questo è veramente un inno alla vita e alla sì, gioia. Sì, bello, mi sì, piace, sì, molto sì. colorato. Penso che fosse importante inserirla nel disco perché sì, non avere paura del buio, sì, sicuramente nel disco c'è molto buio, ma volevo... Esatto, ad esempio, sì. in mente. Però volevo così dare uno spunto per dire che... c'è anche tanta luce. Certo, certo. Quindi in che posizione è nel disco? Cioè, mi spiego, perché è importante anche la posizione delle canzoni sì. nell'album. La scelta di piazzarla in un certo punto, mm-hmm. di non avere paura del buio, io penso che abbia un senso, non può non avere un senso per un disco molto intimo e personale come questo. Sì, beh, diciamo che... È stata una scelta tua o di... È stata una scelta mia, la tracklist l'ho composta io e volevo bilanciare, cioè il disco è formato da 2 parti se vogliamo e c'è una parte strumentale che fa da intermezzo per spartire i 2 momenti, ma volevo che fosse una sorta di yin e yang, quindi... nella prima parte c'è appunto non avere paura del buio, insonnia, in amore vince chi resta, ma c'è Bologna voilà. che comunque così è quel punto luce e nella seconda parte più o meno direi la stessa cosa, ma al posto di Bologna c'è la mia rivoluzione ad che esempio. Comunque mm-hmm. parla di primavera, rinascita, nuovi inizi, sensazioni positive. Nuovi inizi, come sa essere un album, queste canzoni, Serena, appartengono in qualche modo al tuo passato sì. perché sono canzoni che hai scritto un po' di tempo fa, lo hai detto anche prima, qualche anno fa, anche in un periodo molto particolare dell'esistenza di tutte e tutti noi. Un'esistenza che però ha scatenato, se vogliamo, la risposta creativa. È stata una risposta, l'ho ritrovato anche in molti artisti, molti altri artisti, artigiani della musica, come li chiamo io, perdonami. Mi piace molto ma l'emissione dell'artigianato, sai? È bella come immagine, ti piace? In realtà. Quindi, sì. Immagina un laboratorio. Sì. e tu che stai lì, che passi dal concetto che hai in testa a questa Bologna che diventa una canzone. Questo mm-hmm. è artigianato. Certo. Ed è molto bello. Ecco, ci sono dei periodi come è stato quello del 2020-21, non è che voglio tornare lì, però mm-hmm. Voglio che altro puntare il dito sulla forza della creatività, su quella reazione che ha una mente creativa rispetto a quello che accade. Può essere un buio interiore da conoscere e da accompagnare e da superare in qualche modo pur tenendone presente, può essere ad esempio un periodo che ha coinvolto tutte e tutti noi. Ecco, quanto è importante la risposta creativa? Quanto è stata utile per te reagire creativa, con la creatività, in maniera creativa, a quello che ti è successo, a quello che ti è... Ma...
non vorrei, diciamo, minimizzare la questione pandemia, perché assolutamente non è quello, stata... è la risposta creativa che mi interessa. Ok, beh, per me è fondamentale. Io ho scritto Costruisco mulini a vento proprio in questo senso, nel senso che quando arriva il vento forte che cerca di spazzarti via, tu per mezzo di quello che è appunto il tuo mezzo comunicativo, in realtà costruisci il tramite per trarre forza da quel vento. Quindi è assolutamente utile quel vento alla fine, come è utile la tempesta di cui parlavamo prima. Sì, sono tutte elementi. Comunque delle figure che ti fanno, cioè che simboleggiano il fatto che comunque nell'avversità tu trovi la forza di reagire. Beh, la trovi. Sì. Non è che si arriva così a questo, adesso non è una faccia semplice, no. Però io so che dietro a tutto questo, Serena, c'è un percorsone enorme, sì, ma sì. Un bel percorso enorme ed è certo. Bello, ed è, io sono contento che tu ce ne stia parlando convinta e con molta sicurezza, perché so che così arriva da è il culmine di un percorso. Quindi queste sono canzoni che stai guardando da un occhio diverso, sì. E questo è un altro degli aspetti che amo dell'artigianato musicale, perché sono canzoni che in realtà appartengono al tuo passato, tu sei già altro magari in questo momento. Sì, sono sicuramente altro, ma sono sempre anche quello. Okay. Il passato fa parte di noi, non ci, come si dice, non ci caratterizza, non ci definisce. Beh, sì, ma certo. Sei in continuo mutamento. Esattamente, sì. Ok, quindi le riconosci ancora, sono tue. Sei... Sì, mi fanno molta tenerezza. Ecco, questo volevo dire. Davvero? Sì. Tenerezza sì, sì. È bello come sentimento, mi piace. Sì. Non cambieresti nulla. Io no. Io fossi no. In te, guarda, da ascoltatore ho apprezzato l'arrangiamento. Mm-hmm. Guarda, adesso lo dico anche qui. Anche se siamo in una musica che si mette comoda, io ho visto anche la possibilità di ascoltare dei remix di quelle canzoni. Mm-hmm. Perché sono convinto che stanno parlando in maniera intima, canto autoriale, ma anche in versione, ci sono alcuni episodi come Notturno ad esempio, che a me ispira molto atmosfere brumose, atmosfere che possono anche andare bene con un beat, con un ritmo elettronico, c'è molta elettronica sì. Nel disco, anche questo è un aspetto in cui vorrei tornare, tu prima hai parlato anche di esplorazione delle tastiere, stai passando dalle corde, dalle quattro corde dell'ukulele alle infinite possibilità delle tastiere. Sì. Anche questo per te è un grande passaggio, no? Trasmettere l'intimità attraverso questo mondo che può essere sembrare freddo, quello delle tastiere, ma in realtà non lo è. No, non lo è, alla fine è sempre musica. Chiudiamola così, diciamo. Sì. No, beh, è una possibilità sicuramente importante, anche nella dimensione live. Mm-hmm. Ricordo in questo momento, mi è venuto in mente il concerto di presentazione al KDC100 di Non avere paura del buio, sì. Che lì c'è stata una dimensione live molto corposa a livello musicale, anche come dimensione live. Sì, sì. È una dimensione che anche questa ti piace, stare davanti, però avevi anche gli altri tuoi complici con te. Sì, io, cioè fosse per me, io suonerei sempre full band, perché sì. Mi piace proprio l'idea di condividere il palco, di spalleggiare. Mi piace talmente tanto l'idea di condividere che alla presentazione del disco sono anche scesa. Avevo un radiomicrofono, ho deciso voilà, di scendere tra la gente. Per me la musica è di tutti, per tutti, con tutti. Quindi non stare sul palco, ma stare... Bello, mi piace, sì, mi piace. Mi piace l'idea di condividerla. Mi piace l'idea più che l'idea, mi piace proprio la sinergia che si crea tra i musicisti che suonano insieme. Nel disco ci sono molte immagini, metafore che evocano altri mondi, altre sensazioni, come quella mm-hmm. della cenere. Mm-hmm. La cenere è qualcosa che brucia, è qualcosa che cambia forma, è qualcosa che poi affidiamo, se vogliamo, adesso senza andare nei contenuti della canzone che prima ascoltiamo, però... La dimensione della cenere era quella dimensione in cui qualcosa che sta
sta finendo la sua trasformazione, è, come dire, è diventato qualcosa che sta per diventare polvere per volare via, insomma, sì. No? Attraverso un percorso che è, qual è? Quello del bruciare, quello del... Sì. Ci sono tante immagini, queste sono quelle che ho avuto modo di evocare io ascoltando, in realtà guardando sul disco, insomma, su Spotify e ascoltando le canzoni, poi dopo sono andato ad ascoltare il brano e ho avuto altre sensazioni dopo, però volevo soffermarmi sul titolo, la scelta del titolo di questo Come la cenere, quindi mi evoca il discorso della metafora. Quanto è importante la metafora? Hai parlato di Wilde prima? È importantissimo. Perché? Dimmi perché. Perché sarebbe più facile dire le cose come sono, no? A volte abbiamo, come in pittura, abbiamo bisogno di... Perché a volte dire le cose come sono le spoetizza. Invece la metafora ti aiuta proprio a entrare in una dimensione che è più accogliente e quindi crea un ascolto maggiore, secondo me. Beh, ti apre diversi mondi, sì. Ad esempio io ho avuto il mio punto di vista, tu ne avevi giustamente un'altra connotrice, ecco, e anche voi adesso amici e amiche di RBE, tra poco ascolterete Come la cenere, lei è Io sono Cobalto. Dal disco Non avere paura del buio, questa era Come la cenere, settima traccia di questo lavoro che stiamo presentando sul divano. La musica si mette comoda insieme a Io sono Cobalto,
come la cenere. Se dovessimo individuare un concetto per definire questa canzone in un'idea, hai parlato di bruciare una miccia nell'anima, hai parlato anche di foglie, anche qua tornano le immagini, le metafore che amiamo tanto in poesia. Un concetto, quale può essere? L'esistere? Sì. O resistere? Molto, direi più l'esistere in questo caso. Io mi ricordo il momento in cui mi è venuto in mente di scrivere questa canzone, o comunque hanno iniziato a girarmi in testa delle immagini che poi ho cercato di trascrivere e a cui ho cercato di dare un senso. La cenere, il fuoco, la sensazione di vertigine, la sensazione di cadere, l'idea di avere uno scopo che è difficile da raggiungere, ma che si cerca costantemente di perseguire. Io ho trovato in questo caso nella metafora della cenere una sorta di morte ma rinascita, quindi l'esistenza. Benissimo, quindi la cenere, il fuoco che brucia dentro di noi, sì. La cenere che vola via, la cenere in realtà non è la fine di un percorso, ma può essere l'inizio, la ripartenza. Sì. Ok. Quanto importante la metafora, lo stiamo scoprendo in queste immagini poetiche che possiamo ritrovare in questo album, Non avere paura del buio. Mi piace l'idea dell'album, perché mi ricollega al discorso della pittura di prima e dell'album di ricordi, no? Delle immagini. Ci sono tante fotografie in questo disco, tante Polaroid, anzi la Polaroid è quell'immagine che dal buio diventa poi luce. Eh? Wow! Non è studiato, sì. Ci è venuta così, siamo fatti così. Bellissimo. E tra immagini, vabbè, dai, faccio di meglio. Comunque, tra le immagini che evochi nel disco c'è anche quella che mi collega come suggestione a quella di Dulcinea, a quella di Don Chisciotte, a questi mulini a vento, a questa lotta, questi mulini a vento che ci circondano. E c'è chi li combatte, i mulini a vento, c'è chi li affronta, c'è chi ci parla pure, ci dialoga, c'è chi li costruisce. Sì. Beh, io per tanto tempo sono stata un po' una Don Chisciotte e a un certo punto ho detto, ma sai che c'è? Sai cosa? Che fatica! Esatto. Ma che fatica! Quanta energia sprecata! Ma non è facile capire sta roba, è vero? No, lo so. A posteriori, come dicevi tu prima, è facile parlarne, ma appunto è stato un percorso molto lungo. E quindi, l'hai capito che costruisci i mulini a vento, no? È una cosa che, anche qui c'è la consapevolezza con la quale siamo partiti. Sì, ho capito che a volte, se vogliamo trovare un altro significato all'interno del brano, le avversità non ci sono così nemiche, ma appunto sono uno sprone. Quindi non dobbiamo avere paura del buio alla fine, vero? Alla fine no. Abbiamo finito dove abbiamo iniziato il nostro viaggio alla scoperta di questo affascinante lavoro di Io sono Cobalto, Non avere paura del buio, disponibile su YouTube, su Spotify e anche, perché no, insomma, è bello anche avere la copia in mano. Io amo tantissimo, spero che ci possa essere anche la versione in vinile prima o poi. Prima o poi ci amante sarà. Dei suoni caldi, eccetera. Vi lasciamo, amici e amiche di R&B, con Costruisco mulini a vento. Ringraziamo ancora Andrea Ferrero alla chitarra, alla complicità in voce e musica. Grazie Andrea. Ringraziamo Serena Manuedo per averci accompagnato nel dietro le quinte molto intimo e personale. Grazie, di grazie. Non avere paura del buio. Grazie. Ciao. Così piccola io, basta un giro tondo per far cascare il mondo. Così fragile io, dentro la mia scatola dei ricordi che non ho difeso.
se soffia il vento forte, perdo parti di me. Ma non mi arrendo, così leggera io, che se soffia il vento forte, perdo parti di me. Così piccola io, con tante storie dentro gli occhi e una pagina bianca su cui scrivere il futuro. Oh, 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 così fragile io, ho costruito la mia scorza con il fiato rotto e il cuore. Ed io non mi spezzo. 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 Soffio il vento ed io non mi spezzo. Soffio il vento ed io non soffio il vento del cambiamento, io costruisco muri.